Ciao a tutti e bentornati su Let's Play Crusader Kings 2 con Hamburger the Great d'Irlanda, ormai diventato sessantenne, quasi, e con la Filchia, ormai diventata centenne. Hello, hello. Ok, la Filchia. Scusate, ciao a tutti, sì, sono io la Filchia e sto facendo una guerra santa con i soldi qui sotto. Mi sto provando ad espandermi ulteriormente, mentre Double D sta provando ancora a crearsi claim sui vari ducati che gli compaiono quando sposta il cancelliere. Sì. Esattamente. Se vi ricordate dalle ultime parti, il nostro Chancellor è un barbone, no, non lo so, ma ci dà molto fastidio perché per anni e anni non ci fabbrica nulla, appena lo spostiamo ci fabbrica 25 claim che non possiamo più pressare nella nostra breve vita. Iniziamo a partire qui perché eravamo in guerra, se voi vi ricordate, in guerra contro la Scozia, che a sua volta è anche in guerra con un altro tizio che cerca di buttarla per aria, un altro di quei tizi del Host. Ah sì, sono bello pericolosi quelli. Ragazzi, un altro evento speciale per questo personaggio ridicolo, figlio del demonio. Oddio, ma di nuovo sembra un elfo adesso, gli cambiate come. Sì, no? Ma ascoltate questa. Ho sentito come lo Spirito Santo mi ha riempito. Oddio. E proprio come gli apostoli, io potevo parlare le lingue di molte di molti popoli. Sì. E lo Spirito Santo mi ha dato il power di esprimermi. Però purtroppo, visto che parlo tipo in aramaico, sì, questo mi dà diplomacy meno 20. Wow. Perché non posso probabilmente parlare con nessun altro. Sì, sì, perché parli speaking in tongues, quindi è come se parlassi delle lingue strane per il popolo del posto. Esatto, parlo ad esempio in aramaico, in ebreo, queste cose sì, qui dello Spirito Santo, e questo mi dà la possibilità di mettere l'ambizione di migliorare il mio diploma. Questo è molto male, credo, perché credo che i tuoi vassalli ti diranno adesso un po'. Sì, può essere, specialmente perché abbassa quella cosiddetta personal diplomacy che avevamo scoperto. Sì, esatto, sì, la diplomazia serve a quello. Sì, ma cioè, non è che ti diranno proprio, però ti ha abbassato un po'. Allora, nel frattempo, ok, ha girato la Polonia qua. Sì, ragazzi, con questo personaggio sta andando tutto a rotoli. Wow, li stiamo distruggendo. Sì, ok. Allora, il tizio è ad Argil. Ah, questi sono. No, non lo so. Ah no, è qui a difendersi contro i burberi che lo stanno raidando. Peccato, avrei voluto imprigionarlo per terminare questa guerra velocemente, perché se vi ricordate questa guerra ha joinato Gotthard di Lotaringia. Ah sì. Che a noi non è che sta molto antipatico, perché sta qua giù, però sta dando fastidio. E se noi chiamassimo il nostro alleato il Basileo? Dubito che mi sta chiamando a sua volta lui in guerra. Forse se giorni la sua guerra e poi vai da lui, forse. Cioè, non è che vai da lui. Aspetta, lo sto chiamando un attimo, vediamo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 giorno, 2, 0. No, non può venire, ha detto. Allora, sì, fanculo. Basileo del cazzo. Sì. Sì, il Lotaringio diciamo che ci sta dando fastidio per quanto sta assigiando Genova, che fa ancora parte del nostro regno, presto impero. Oh no, sono malato. Allora, possiamo prestare un weak claim per Asa la Courtier. Ma cos'è? Ah. Ma no, addirittura la County of Leon. Ma cos'è sta roba? Un attimo, scusami.
Allora, sono in guerra con un po' tutti gli slavici, slavics che ci sono qui perché mi sto provando a prendere una anzi un ducato intero, sto facendo proprio una holy war qui. Vediamo. Ah, Ah, tra l'ho l'altro qui ha aggiornato. moltissime holding da prendere qui a Gauri. Questa è una buona contea comunque. Fatto che ha tanti slot quanto Dublino. Sì. Lì in Islanda è 4 il top, però credo che se vai a vedere in Inghilterra o addirittura in Scozia, no, in Scozia non credo ce n'è uno da 5. Però vabbè, c'è Middlesex che sarebbe Londra che è una 5, sì. Mentre una piccola curiosità è che se ricordo bene per qualche motivo, la miglior contea del gioco dovrebbe essere Baghdad, se ricordo bene. Ah sì, perché un tempo c'era la città di Ur. Questo sì, non lo so. Ah, tra l'altro ci è venuto a trovare il Petty King di Brittany. Sì. Che noi andiamo subito ad attaccare. Tra l'altro hanno dato una baronia qui su Gauri ai Knights Templar. No, non succede questa cosa. Intosh ha Ok. fatto un secondo maschio. Eh sì, ragazzi, è arrivato il momento. Il nostro primo, tra l'altro, si chiama Ferguson. Non so neanche perché. È perché il figlio di Fergus? No, perché si Ah, chiama ok. Fergus. Ah, E lui chi ok. sarà? Se l'altro è Ferguson, questo chi sarà? Non lo so. Ma è il Duin? Ma lasciate stare. È un grand'uomo e lo chiameremo così. Non Mael, ma così. Oddio. Ma è l'ombrando, sì. Vabbè. Esattamente. Ah, mi stanno spadaccando gli slavici qua sotto. Quindi devo prendere un po' di mercenari. Ok. Che altro possiamo occupare che ci dia Urscore, ragazzi? Contea a Contro di random? 6? Sì, diciamo. Le contee per cui stai attaccando, quindi in Gauri. Quella l'ho già occupata Sì. E completamente. magari le contee che ha proprio il re, quindi Argyll, Argyll. Dispedd, Buchan e Caithness. Andiamo qui. Oddio, è riuscito ad alzare altre truppe. Sì. Da dove arrivano tutte queste persone? Ah, ok, sono mercenari che ha preso. Sì. L'armata Ippolito, del condottiere Ippolito, com'è che si chiama? Ippolito? sì. Sì. Un bel È italiano, credo. nome. Ah sì, il vero condottiero. Oddio, perché il mio re è in prigione? Oddio, è stato imprigionato da sti sorbi del cazzo, L'hai fatto maledetti. combattere. Non mi ero reso conto che fosse in battaglia. Wow, ha preso altri mercenari questo tizio. È Oddio, se ridicolo. muore. Infatti ora non ha quasi più soldi. Questa Oddio, se muore sarà rognosa, Mirele. Speriamo che non muore. è l'ultima banda di mercenari che può prendere. Carino come io e Claudi parliamo di due cose diverse. Sì. È Ma nato un bambino ad Ingebjörg. Ok, va bene. Che si chiama? Ah, ho catturato. Wow, fantastico. Ho catturato il. No, aspetta, ok. Sto dando un nome al mio nipote qua, si chiama Ingjald, lo chiameremo. ma l'hai Chief Branimir hai Sì, è catturato. quello che stavo per dire, Wow, scusa un che attimo. fortuna.
Davvero Basicamente, fortunato. quando combattete contro chiunque, se riuscite a catturare proprio il conte, duco, re, quello Avete che è il vinto principale, praticamente. avete vinto. Eh sì. Perché io stavo a meno 40, ora sono al 100%, incredibile. E quindi ecco che guadagno un altro ducato, il ducato di Meissen. Perfetto. Questa è stata davvero una botta di culo, cioè proprio lì, perché la guerra non stava andando molto bene, Wow, però. Meissen conosciuto per la porcellana. Wow. Anzi, Sì. La non lo so io queste cose, questo le seguo, porcellana di Meissen, conosciutissima. ok. Ok, allora, dopo parleremo anche della porcellana, per ora dobbiamo dare queste contee via e le daremo a... Ah, mi ha anche liberato Benzì, perfetto. Oddio, mio figlio Intosh mi vuole uccidere. Io ti metto in galera, amico. No, ma non posso metterlo in galera. Devo Sì. fare end plot. Ma poi siamo anche in buone relazioni, però mi vuole uccidere. Poi se vuole diventare... Cioè, deve aver chiesto un pezzo di terra, tu non gliel'hai dato, quindi ha detto se ammazzo mio Gli ho padre... detto che non è pronto. Lo so, però sti ragazzi di oggi sono fatti così. Allora, Messen... Ok. Lausitz, ok. Ci siamo espansi un altro pochino. Allora, il prossimo ducato che potrei prendere è la Sassonia. Però è spezzato in tre. Un pezzo ce l'hanno i sordi, un pezzo indipendente, un pezzo ce l'hanno i lotaringi, quindi bisogna tradeare carefully qua. Fare molta attenzione. L'ideale sarebbe che questa contea lotaringia divenisse indipendente. Però dai, mi sa che con questo personaggio non credo che farò molte altre Guardate come conquiste. si espande lui, guardate. Ah, sì. La tua guerra è per il ducato, giusto? Ah no, solo per il Oh governo. oh, ragazzi. Ho Sì? Che è successo? L'Earl di Moray Sì. sta cercando degli uomini per attaccarmi. In che senso? Sta hirando degli uomini per attaccarmi, quindi è come se si vuole fare un host, una cosa del genere. Ah, l'Earl di Moray. Sì, è Ma uscito su Moray non è Twitter. già del tuo... No. Il tuo re... Ah no. No, è più su Moray. Non lo so. Vediamo chi è. Ma è una contessina. Il marito. Ah, ok. Ho Si farà capito. un host probabilmente. E credo che sì, perché ha degli strong claim su Straetorn e Fife, che sono due, sì. Credo che sia per quello. O addirittura, visto che ha un weak claim sul Regno di Alba, vuole prendersi tutto ciò che tu hai de jure di Alba, ecco, non lo Glielo do io. so. Tu quello che puoi... quello che puoi fare è o ammazzarlo prima che parta questa cosa, oppure batterlo in battaglia, vedi? nessuno lo vuole uccidere. Vabbè, dai, non... Assassinarlo. 50% per 150 monete. Vogliamo provare ad assassinarlo, ragazzi? Non ci abbiamo mai provato. Metti lo Spy Master così E non lo aumenta un posso attimo. mettere su Morei. Perché? Posso metterlo? Perché no? No, aspetta, vedi dove sta il personaggio che vuoi ammazzare in questione? Sì, sta Moray. E il Lilo al deve di Moray, ok. Fai lo Spy Master Scheme? Spy Anzi, no. Network, Spy Sì, Network. build Spy Network, ok, lo metto su Moray ed aumenta del 9% lo chance. Ok, lo facciamo subito, non appena abbiamo occupato questa qui perché... Ok. Ok, bene. Siamo arrivati al 98% qui. Leading troops in Argil, togliamolo da lì. Build spy network a Moray. Bene. Ragazzi, proviamo, non l'abbiamo mai fatto in questa partita. 58% di chance di successo. Ok, 150 monete via. No, non ce l'abbiamo fatta. Riproviamo. Ce l'abbiamo fatta. No. Hai visto? Te ne scoperto? Ok, perfetto.
Bene. L'unico. A volte quando fate questa cosa vi possono scoprire che voi ci riuscite Sì, o sì. meno. L'unico malus di questa cosa è che probabilmente proveranno a farvi un contro-assassino, quindi rischiate di morire. Però se non vi scoprite va tutto Infatti c'è ok. scritto che è morto sotto delle circostanze Sì, 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 sospette. sì. Allora. I miei cari amici sorbetti qua hanno perso un bel po' di territorio dopo sta guerra. Sorbetti. Sì. Però ora non so dove espandermi, sinceramente. Magari questo pezzetto di Prussia, cioè Danzica. Bene ragazzi, la guerra è vinta. Ecco che avremo una nuova contea. Benissimo. E continuiamo a salire. Questa tra l'altro è davvero una buona contea. Una Sì. buona contea. Questi Knights Templar qui, cioè. Ma forse in intrigo dovresti avere un'opzione per scacciarli o qualcosa del genere. Potrei sbagliarmi, forse. Allora prova a vedere se puoi fare Declare War sul Grand Non Master posso, non per posso. quella baronia, non puoi? Ho guardato, se vado su No. Declare War dice che non abbiamo un casus belli valido. Non ho capito. Boh. Vabbè, gli è stata data da chi aveva Gauri prima, purtroppo è così. Però ci dovrebbe essere un modo per levargliela, magari vedremo in futuro. Ok, passiamo alle truppe. Tanto possiamo avere 10.000 soldati, che non è poco. Certo, abbiamo comunque molto Marshall, cosa che col nostro prossimo personaggio non avremo. Ah, sì. Allora, find characters nel mio reame. Uomini non in prigione, non ruler. Mia cultura, mia religione, adulti. Che, anzi, quale siamo simpatici? Questo no. Questo, sì, arbitrary, ma non ci interessa. No, questo va bene. Gilla Comgain. Che bel nome. E a lui diamo la mitica contea di Gauri, che è una buonissima contea, quindi. Ringraziami dopo, amico. Sì. Ah, Wow, ok. è nato un figlio Sì. a Hope. Sì. E guarda come lo vogliono chiamare. Oddio, vediamo. Ok, ah, Lo hamburger, vogliono dai. chiamare Hamburger. Ah, sì, hamburger Macbo the Win, dai. Ma lo vuole Ed chiamare è un genio quel Hamburger. È anche bambino. un genio, wow. Lo possiamo anche Incredibile. chiamare Hamburger secondo. Volendo, sì. Hamburger II, ok. Anche se diciamo che in teoria, vabbè, il gioco chiama automaticamente primo, secondo, terzo, eccetera, quando si susseguono i ruler con lo stesso Ma lui nome. non diventerà mai re Nel d'Irlanda. caso lui diventerà il re d'Irlanda, diventerebbe hamburger secondo e basta. Poi magari esce un altro hamburger secondo, diventerà hamburger secondo secondo, cioè sarà una cosa un po' Sì. strana. Però vabbè, Chiamiamolo Hamburger secondo. vai. Ah, già. Wow, che onore, ragazzi. Sì. Eh sì, Hope, una mamma genio che ha fatto un bambino genio. Eh sì. Ok, Esatto. il nostro prossimo claim lo fabbricheremo dove? Certo, noi crediamo che Hamburger presto morirà. Noi adesso, ragazzi, questo è il problema. Abbiamo un truce con. Oddio, mi è nata una bambina da bensì da quella tizia di colore da Yoma. Ed è la grafica turca, questo non ha senso. Va bene. Comunque si chiama Alfred. Noi la chiameremo Alfreda. Perché no? Ed è la terza in linea per il trono. Sì, wow. Wow, ed è anche forte. È fortissimo, wow. Non so.
È uno dei bambini più forti che abbiamo mai visto. Ma perché ha la grafica turca? È ridicolo, vabbè. Non fa niente. A quanto pare abbiamo scoperto, grazie a Crusader Kings 2, che se fate un bambino, se siete irlandesi, fate un bambino con una tizia di Timbuktu, il vostro bambino sarà turco. Ah. Ragazzi, una Eh cosa della sì. quale non ci eravamo accorti è che possiamo usurpare il titolo Sì, di Regno di Alba. di Alba già. Sì. Wow, ragazzi. Esatto. Secondo me dovresti farlo perché così non devi più crearti vari claim. Solo che comunque poi dovrai farti delle guerre piccoline, nel senso i de jure claim sono contea per contea, Sì, certo, ma questo quello per noi non è un problema. pure. Ah sì. Bene, ragazzi, lo potremo fare Sì. non appena loro finiscono la loro guerra, perché sono in guerra Sì, quando sono in contro guerra. quell'host. Perfetto. Ascoltate questo. Bowdwin, Sì. il marito, quello che ha appena fatto Hamburger II, mi ha richiesto di joinare i Knights of Calatrava Ah, sì. nel loro struggle, che poi alla fine è uno struggle, è una jihad contro gli infedeli, anche se questo per sempre lo in Sì. eh sì, perché lui ha un weak claim sul Kingdom of France. E io posso dire vai col mio blessing e prendo 100 pietà oppure no? Beh, dipende che. Cioè, se è un personaggio che ti vuoi tenere a corte, se no puoi pure mandare. Però credo che si può stare dietro anche Hop e forse pure i bambini, non sono sicuro. Oddio. Non ne sono sicuro perché in genere quando questi personaggi vanno da Estica, se questi ordini religiosi si portano dietro tutto. Forse i Vabbè. bambini no, però la moglie credo proprio di sì. Non lo Facciamolo andare. so. Prova. Ok, lui è No, la moglie è andato. ancora Ah, qui. sono rimasti tutti, La perfetto, dai. moglie è ancora qui, sì. È Solo lui è andato, va andato lì benissimo. in Spagna, Ah praticamente. sì. Ok, altri dettagli meno importanti. Jesus è morto nei nostri dungeons ed era infirm. Che Ah sì. peccato. Mentre Prince Thord of Sweden, il re del coso di Svezia, sono sposato con Gunnhildr, va bene. Ah sì. Ragazzi, credo che prestissimo potremo usurpare questo titolo e poi potremo magari pian piano richiedere o almeno offrirgli la vassalizzazione che loro potrebbero accettare. Così come è successo in Irlanda. Dato che noi comunque abbiamo molte molte truppe, gli faremo paura. Visto che tu sei così interessato a prendere i titoli velocemente, prova a vedere se clicchi sul re di Inghilterra, se puoi fare la richiesta al Papa di invadere quel regno. Non mi ricordo bene come funziona. Se tipo devi avere meno di un certo numero di contee per poterlo fare, o come funziona. No, dice no. Ah, Request Invasion, mi pare si chiama, Sì, dice giusto? no. Ma ti dice il motivo? Mi dice opinion di Hamburger un più, ma l'opinion di King Withered 3 meno. Quindi a lui sta più simpatico Withered Ah, che io. E la base però reluctance già è di 3 meno. Quindi significherebbe che lui dovrebbe ho odiare il capito. King Withered e amare me. Beh, puoi provare intanto per fare un tentativo mettendo. Vabbè, se non stai convertendo, se non stai facendo nulla con il tuo court chaplain, potresti mettere il tuo court chaplain a fare improve religious relations sul Papa, quindi a Roma. E magari poi con un gift riesci, anche se si prenderà davvero tanti soldi il Papa, Sì, magari con lo so, un gift. ma il vero problema è che te l'ho detto, ci sono 3 meno di base, Sì, sì, più sì. i 3 meno che lui, quindi se io riuscissi anche ad alzare la sua opinione a 3 più Sì. di me, però lui ha un'opinione troppo alta del King of Ragione. England, questo è il Ah, problema. sì. Però in certi casi quindi si potrebbe pure Sì. Moriremo un altro giorno. Wow, siamo già riusciti ad alzare l'opinione del Papa. Ah sì, ah sì.
a 20. Diciamo che mi odia perché io sento la voce di Satana e sono il figlio del demonio, ecco. Ah, sì. Questo è un po' il problema. Ok. È morta mia moglie. E Koala ha fatto un figlio? Ah, sì. Farebbero di sì. Eh sì. Che bello, che bello, ragazzi. Ah, ci eravamo dimenticati di dire che io in questa parte sono diventato. Cioè, ho ottenuto Nick. Ah, Ora davvero? non sono più la Filchia ed Era, ma sono la Filchia ed Era l'Illustre. Ah, sì. Sì. Tu sarai anche il Grande, ma io sono l'Illustre. Meglio me. Che bello essere me. Wow. Sì. Brava donna. Ci educherà il bambino. Ah, io non sono sposato, allora mi sposo. Ah, ragazzi, quante cose da fare, così poco tempo. Ci sposiamo. Semplicemente questa tizia qui. No, non ce la sposiamo questa tizia qui. Ci sposiamo. Sposarti, ma no, cioè, wow, è morta di nuovo tua moglie. Sì. Secondo me basta sposarti, cioè, c'hai già 10 figli. Sì, ma posso avere una con te in meno, però. Ah, ok, allora sposa. Aspetta, forse c'è una tizia da darti. Sei pronto? Dai. Ok. Ma che cosa? Ma chi è questa vecchia puzzona? No, Sono proprio io, eh sì. grazie. Allora aspetta, rifiuto un po' l'offerta, ok? Wow, ragazzi, mi voleva fare sposare quella vecchia puzzolente. No, rognosa è diventata vecchia. Aspetta. No, qualche bella ragazzina ce l'ho. Che ne dici della piccola Craca? Chi? Craca? Dammela. E dopo? Craca! Oddio! Sì, Craca. Craca questi sono i Asbjörnsdottir. nomi che usano qua. Ma questo quanto prestigio mi toglie? È una lowborn, credo. Sì. No, cioè non è una lowborn, è la nipote di un Vabbè, dai, solo conte. meno 100, vabbè. E cioè, c'ha 17 stewardship, non mi pare male. Cioè, ha anche degli ottimi tratti, adesso sto facendo Ok. un bel. Abbiamo recuperato quasi tutto il prestigio perso, non Sì. preoccuparti. E Wow, ora è qui Kraka. Craca, wow, incredibile. Kraka è stata davvero. È una bella ragazzina, c'ha 16 anni poi. Ah, che bello. 16 anni, un blue jeans e una vita davanti. E io sono un vecchio incredibile. Ah sì, ma io sono ancora più vecchio. Che bello. Ah sì. Ok ragazzi, tra sposarsi sedicenni e mandare a cagare delle sessantenni che si tengono davvero male, dobbiamo dirvi che anche per questa volta è tutto. Ciao e alla prossima. Ciao ciao.